bentornato al ministro Padoan. Bentornato ministro. Allora, quante ve ne hanno dette a lei e a Renzi in questa puntata? Dobbiamo riniziare da capo, dobbiamo riniziare dalle pensioni. Dobbiamo ricominciare dalle pensioni per valutare dal suo punto di vista questa ipotesi della flessibilità in uscita. Io me ne posso andare prima dal posto di lavoro prendendo meno della pensione che mi aspetterei se invece finissi il mio periodo di lavoro. Lei è favorevole a questa idea? Io penso che sia un'idea da esplorare, che aumenta le possibilità di scelta di quelli che stanno per andare in pensione. Possono decidere appunto di andarci prima, naturalmente c'è un piccolo costo da pagare per garantire la sostenibilità complessiva del sistema. Ecco, il punto è che se questo costo rende conveniente andare via, per lo Stato potrebbe essere una spesa bella grossa, perché insomma un'ondata di prepensionamenti è pesante. Se invece non conviene, a quel punto non scatta. Ma in economia c'è un problema di ricerca di equilibrio, troveremo un equilibrio anche per questo. Bisogna... Però non le sfugge che c'è, diciamo, per chi ha seguito la politica attentamente negli ultimi anni, è un cambio culturale, no? Per tanto tempo la politica e soprattutto chi era seduto alla sua scrivania ci ha convinto che dovevamo rimanere al lavoro più possibile, perché in Europa si lavora fino a più tardi, perché bisogna rimanere, ed eravamo arrivati quasi a convincerci con la Fornero che si doveva lavorare fino ai 66 anni. Adesso si torna indietro? No, non si torna indietro, si amplia l'aspetto di possibilità per il pensionato. E mi faccia dire un'altra cosa, il sistema pensionistico italiano è uno dei più stabili dell'Europa e del mondo avanzato, e di questo dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo difenderlo. E perché allora si torna sempre là? Sa come funziona, no, anche nei talk show? Che da qualche mese, due, tre mesi prima, si inizia a sentire qualcuno e dice pensioni, e uno dice no, non le toccheremo mai, non interverremo mai, e poi alla fine, dopo un paio di mesi, ci si trova che qualcosa sulle pensioni succede. Sì, ma poi alla fine il sistema pensionistico è migliore di prima, sia in termini di risorse disponibili, sia in termini di possibilità di scelta. Non dimentichiamoci che l'Italia, come molti paesi in Europa, è un paese che invecchia dal punto di vista demografico, però in questo modo lo ringiovaniamo un po', perché permettiamo a quelli che vanno in pensione di essere un po' più attivi, scegliersi meglio la loro vita quotidiana. Sta tra le tante ipotesi che girano, perché poi ci sono molti tecnici che parlano di questo tema, c'è l'ipotesi che tutte le pensioni, anche quelle in essere, possano essere ricontate in base al contributivo, cosa che farebbe perdere un bel po' di soldi a tutti. Questa ipotesi è veritiera, è possibile se non altro? Ci sono tante ipotesi che girano. Ci sono molte ipotesi ragionevoli, come in ogni decisione bisogna capire se è ragionevole il regime e come ci si può arrivare, qual è una possibile transizione. Quindi non è esclusa in via di principio? È un'ipotesi da prendere in considerazione per il medio periodo, si può sempre migliorare un sistema. Ma questo potrebbe succedere anche per le pensioni che già vengono incassate, che dal mese successivo alla decisione diminuisca. I diritti acquisiti si preservano. Si preservano sempre, anche quando sono dei diritti acquisiti di privilegi. Altro tema toccato in trasmissione, ci sono il tema dei vitalizi dei politici fondamentalmente, poi ci sono anche quei temi di magari dei trattamenti speciali di persone che ora hanno diritto a pensioni veramente alte che spaventano dal punto di vista dell'opinione pubblica, no? Che suonano male in un periodo di sacrifici. Su quelli interverrete? Ma io ricordo una cosa, che il governo Renzi ha messo un tetto alla retribuzione dei dirigenti pubblici e anche a quelli alti dirigenti, quindi ha detto che oltre un certo limite di stipendio, con il quale si vive molto bene, non si deve andare, per ragioni etiche. Questo ve lo confermerà la Corte Costituzionale o temete che anche il tetto degli stipendi possa saltare? Staremo a vedere. Lei che ne dice? Io penso che questa sia stata una norma importante e giusta proprio in un contesto complessivo di equità. Ma può essere che le difendiate male le vostre idee davanti alla Corte Costituzionale? Io penso che possiamo migliorare sull'informazione. Sempre in positivo lei la mette. Allora, che devo fare? È un difetto che ho. Altro tema importante toccato in trasmissione, le detrazioni. Allora, nel DEF si parlava di tagli di agevolazioni e detrazione per oltre 2 miliardi. Sono tanti. È stato sottolineato più volte che bisogna dire dove ci si dirige, perché il tempo passa e questi tagli prima o poi arrivano. Ci dà una notizia in più su chi subirà questi tagli? Stiamo lavorando. Può dirci chi si salverà? Come sopra. Stiamo lavorando.
Tema che ha fatto molto inquietare le opposizioni, la TASI. Io mi sono segnato tutti i temi. L'anno scorso avevate finanziato le detrazioni della TASI in molti comuni con un fondo di 600 milioni. I comuni dicono ora che non l'avete rifinanziato. Con i comuni abbiamo raggiunto un accordo sul fondo di solidarietà in quanto riguarda la destinazione. Stiamo parlando di un fondo di solidarietà di dimensione più grande di quella che menziona lei, di più di 4 miliardi e mezzo. Su questo abbiamo raggiunto un accordo con i comuni sui criteri di ripartizione. Cioè devono trovarli loro in mezzo a quei 4 miliardi e mezzo? Questo no, si tratta di decidere come utilizzare quelle risorse. Ma la TASI ancora non si sa neanche di quant'è. Dunque, la situazione rispetto di quest'anno rispetto alla IMU la TASI non è cambiata. Quindi niente panico, per favore. Non è cambiata, ma il conguaglio a fine anno sembra che sarà più pesante, dicono in molti rappresentanti dei comuni che abbiamo sentito. Questo lo dovremo vedere. Comunque il meccanismo di pagamento è lo stesso, niente panico, però mi faccio aggiungere un'altra cosa. Ci rendiamo ben conto che c'è bisogno di semplificare l'imposizione locale e infatti ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando alla cosiddetta local tax che entrerà in vigore l'anno prossimo, che raggrupperà e semplificherà gli strumenti fiscali. Quindi a livello locale. Quindi sarà nella legge di stabilità, presumiamo. Sarà presumibilmente nella legge di stabilità. Ci può anticipare qualcosa di come sarà? Quale sarà l'ispirazione almeno? Della local tax. Della local tax. Ci sono adesso diverse tasse comunali. Ecco, ogni volta cambiano nome e ogni volta si fanno i calcoli e sono un po' più alte di quelle di prima. Ma io non... No. Stavolta no. Non mi hanno fatto finire di rispondere. Volevo semplicemente dire che per quanto riguarda la tassa locale sulla casa... Perché se non glielo dico io, glielo dice qualcun altro. La tassa locale sulla casa del 14 è stata più bassa di quella del 12, nel 13 era stata sospesa. Quindi le tasse stanno scendendo, questo è quello che dicono i numeri. Ecco, lei può dire che le tasse stanno scendendo dal suo punto di vista? Non la prenda come economista né come ministro delle finanze. Come un cittadino a casa... che accende la televisione, e naturalmente sulla 7, trova il ministro dell'economia che gli dice le tasse sono scese. Ci crederebbe? Ma io guardo i numeri, mi dispiace. Io quando torno a casa non è che smetto di fare l'economista. Forse il ministro sì. Neanche a casa. Neanche il giorno del derby. Il giorno del derby, una pausa se la prendo. Il giorno del derby dipende da come va il derby. Ma questa volta, è stata ben meritata. Comunque... Allora, le tasse nella legge scendono. Di stabilità per il 2015 sono stati tagliati 18 miliardi di tasse. È uno dei più grandi tagli di tasse del dopoguerra. Se mettiamo insieme IRAP, se mettiamo insieme il bonus 80 euro che è un taglio di tasse, aumenta il reddito disponibile e così via. Quindi naturalmente dipende dalla fascia di reddito. Se io sono un imprenditore so che devo pagare molto meno di prima una persona che assumo e questo fa bene a me, imprenditore, e fa bene alla persona che assumo. Senta, questo è un taglio di tasse molto importante. I suoi oppositori si dividono in due categorie. Il primo direbbe, tagliamo le tasse in deficit, lo faceva già la Democrazia Cristiana negli anni 70, cioè tu rinunci a delle entrate e vai più sotto di quello che avevi previsto. I secondi direbbero, tagliamo le tasse, ma poi le fanno alzare ai comuni. Come risponde agli uni e agli altri? La prima domanda è semplice, inviterei chi fa questa critica a osservare i dati di finanza pubblica previsti per gli anni prossimi. Il saldo di bilancio va migliorando, quindi stiamo passando da un numero sotto il 3 a un numero che si avvicina allo 0. Fra poco avremo pareggio di bilancio, che significa che il debito italiano... Quando avremo pareggio di bilancio? Avremo il pareggio di bilancio nominale, come si dice, nel 2018 e strutturale nel 2017. Il debito scenderà e ci costerà meno indebitarci. Per quanto riguarda il problema del fatto che le economie locali alzano le tasse, questo fa parte delle scelte che hanno a disposizione regioni ed enti locali, ma soprattutto gli enti locali. Noi tagliamo le spese e le tagliamo a tutti i livelli. Come compensare questi tagli di spesa sta agli enti locali deciderlo. Quindi non è lo Stato che dice agli enti locali alzate le imposte. Lei sente più al telefono Renzi o Draghi? Usiamo molto gli SMS. Con Renzi e con Draghi? Allora le faccio un esempio di SMS tipo che le manda Draghi. Ma che ha detto Renzi? Ma sul serio? E lei gli dice non ti preoccupare, ci penso io, così. Ha detto tutto. Ecco.
La delega fiscale prevede la riforma del catasto. Quando sarà operativa e cosa significherà? La riforma del catasto sarà operativa fra qualche anno, è un'operazione complessa che renderà più semplice e più trasparente il catasto e quindi le imposte che sono collegate al catasto. Questo fa parte, lo ricordava lei, della delega fiscale, e cioè mi faccia dire che cos'è. È una grande operazione di manutenzione del sistema tributario, e cioè qualcosa che serve a semplificare, a rendere più trasparente e quindi più efficiente il modo in cui si disegnano le tasse, si collezionano le tasse e si semplifica la vita del contribuente. La semplificazione, il precompilato, il 730, sono tutti esempi del risultato della delega fiscale nuova che sta entrando in vigore. Però la riforma del catasto vorrà dire che le tasse saliranno sulla casa, no? Ma perché? Questo chi l'ha detto? Si tratta di misurare meglio il valore delle proprietà e poi quanto saranno passate. Cioè sarà passate. Effetto zero sulle entrate? Dunque, una cosa è mettere in ordine il sistema di tassazione e di imposizione, la macchina. Una cosa è decidere di fare politica fiscale, cioè decidere le aliquote. Sono due cose separate. Però se una casa adesso vale poco, perché non è accatastata in termini di Benissimo. Mercato, aumenta il valore di mercato, aumentano le tasse. Dipende dall'aliquota che viene messa su quella casa, che è allora tutta da decidere. Bisogna abbassare le tasse sulla casa e rifare il catasto intanto. Intanto bisogna modificare il catasto per renderlo più adeguato ai valori di mercato e renderlo più trasparente. Poi, come si tasseranno quelle proprietà è tutto da decidere in leggi di stabilità future. Che quindi presumibilmente ritoccheranno nuovamente le tasse sulla casa. Questo dipende dallo stato di finanza pubblica. Se la finanza pubblica continua a migliorare, le tasse scenderanno. Non allora, e questo è il tema finale del nostro incontro. La copertina di Crozza, in maniera molto ingenua ma molto diretta, diceva una cosa che pensano tutti: bisogna salvare la Grecia, perché se non c'è la Grecia i peggiori siamo noi, è vero? Noi siamo molto meglio di molti paesi membri della zona euro e dell'Europa. In che cosa? Soprattutto in una cosa che è difficile osservare ma che c'è, e che tutti sappiamo in Italia che c'è, il nostro grande potenziale. Noi andremo a migliorare negli anni prossimi e supereremo molti paesi che oggi pensano di darci lezioni. Ce lo auguriamo. Senta, l'esperienza della Grecia però è un'esperienza importante, no? Per chi si sta formando, anche pensi ai giovani che si formano come europei. Da una parte vedono un'Europa dura che non concede nulla alla Grecia, dall'altra vedono però le dichiarazioni dei ministri, pensiamo a Varoufakis: noi i soldi non ve li ridiamo, stiamo semplificando, no? Abbiamo preso i soldi in prestito e non li restituiamo. Lei da che parte sta? Da nessuna di queste due, perché sono due immagini sbagliate. Innanzitutto l'Europa non è dura con la Grecia ma è molto solidale. Basti pensare a quante risorse l'Europa, compresa l'Italia, ha dato alla Grecia in questo periodo difficilissimo per la Grecia e soprattutto per il popolo greco. Se non ce le ridanno è un bel guaio, no? Mi faccia dire dall'altra parte quello che dice il mio peraltro caro amico Yanis Varoufakis. È amico suo? Sì, perché è una persona molto simpatica. Ho visto in televisione che va in giro su una grande motocicletta, forse dovrei anch'io chiedere come ministro di avere una motocicletta come guardi la sua. Che credo che a Renzi non manchino queste uscite, si attenta greco, e si trova dietro un motorino in carica, col cappelletto. È stato eletto da una elezione democratica e quindi io rispetto profondamente la democrazia in Grecia. Bisogna conciliare le diverse istanze democratiche dell'Europa, e sono tante. Che cosa succede se la crisi greca precipita? Significa che ci sarà qualche problema sui mercati finanziari. Non sono assolutamente preoccupato per eventuali problemi, come alcuni dicono, per l'Italia, perché l'Italia è molto solida e la zona euro... Se ci sono degli osservatori che dicono salirebbe di molto lo spread, sarebbero tanti miliardi di euro che ci costano, centinaia di miliardi. Lo spread potrebbe salire per un periodo di tempo molto breve, sicuramente troppo breve per impattare sul costo del debito italiano. Ministro, grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto e buon lavoro davvero. Grazie.